Madri di Marisa Fasanella, terzo appuntamento della rassegna Libera Estate Assoverato. Il libro è stato presentato da Annarita Palaia e Antonio Chieffallo con il saluto introduttivo del presidente della Fondazione Liberamente, avvocato Sandro Scoppa. Sì, sicuramente. Libera Estate è un'impresa culturale di successo, è ormai consolidata negli anni, ormai va avanti da tanto tempo. Questa sera ospitiamo una scrittrice veramente prodigiosa, emergente, molto brava, che è Marisa Fasanella, che presenterà il suo ultimo romanzo, Madri. Si arricchisce la rassegna con la sua presenza e quindi con un appuntamento degno di nota, degno di grande rilievo. Poi proseguiremo poi, perché siamo al giro di boa sostanzialmente, con Gioacchino Criaco, al prossimo appuntamento il 10, Bruno Gemelli, e chiuderemo poi la rassegna con il libro Il miraggio dell'ecocanone nell'affitto delle case, il 26, agli albori del Premio Internazionale Liberamente, che come da tradizione chiude Libera Estate e chiude le attività estive della Fondazione. Sono 11 più una le storie che Marisa Fasanella presenta nella sua nuova raccolta di racconti. Madri è un'antologia. L'autrice inserisce le narrazioni all'interno di una cornice singolare, nei vicoli storti, fuori e dentro le mura di un manicomio. Qui c'è Lena che appunta su foglietti di carta le storie che ha udito per non dimenticarle e le custodisce in una borsa di tela rossa. Allora, intanto sono molte storie. C'è Lena, questo personaggio che mette insieme tutte le storie. È la storia di una donna che entra ed esce dai manicomi e c'è la storia di quest'uomo meraviglioso che è il vecchio pescatore che suona l'armonica, che è l'uomo di Lena, che l'aspetta per tutta la vita e che alla fine la rincontrerà e metterà insieme i pezzi della storia. E volevo raccontare appunto una maternità non patinata, volevo raccontare delle donne che la maternità la vivono diversamente, nel senso che spesso è frutto di qualcos'altro, di qualcosa che non è proprio, non è amore, è frutto del disamore, della violenza. Ci sono uomini un po' evanescenti, ma c'è appunto poi la figura di quest'uomo che riabilita un po' tutti gli altri.